Buongiorno a tutti, siamo all'edizione 2019 della Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona. Questo è l'ottavo workshop di Ruminanzia ed è forse tra i workshop più importanti, non tanto per gli ospiti, diciamo, importanti e conosciuti che abbiamo, quanto secondo me per il tema. Ringrazio voi che siete qui fisicamente presenti, ringrazio chi in questo momento ci sta vedendo tramite Facebook, che è un numero piuttosto consistente, abbiamo visto i dati dei workshop precedenti, quindi è un numero molto consistente. È un workshop importante perché innanzitutto è un workshop tra amici, qui stiamo discutendo in positivo di quello che può essere un migliorare ulteriormente le performance del nostro paese sostanzialmente. Però credo che non è neanche nuovo questo tipo di attività. L'obiettivo di questo workshop è molto semplice, cercare di capire se l'offerta formativa di tre università piuttosto importanti, ma voglio dire non meno di più delle altre, comunque importanti perché molto attive sul territorio, quindi l'offerta formativa dell'Università Cattolica di Piacenza, quindi le lauree in agraria e le varie specializzazioni, il Master in Dairy Production Medicine dell'Università di Perugia, l'ultima attività, la magistrale in Precision Livestock Farming che vede la nascita in quest'ultimo tempo. Se l'obiettivo formativo di queste università, di questi corsi di laurea, di questi master, serve a produrre quei professionisti che nel mondo reale, o meglio il mondo produttivo, servono. Cioè, se il profilo, l'identikit dei professionisti che escono da questo percorso formativo, poi è quello che effettivamente poi servirà in pratica alla professione veterinaria, all'industria. Qui abbiamo presenti allevatori, abbiamo presente l'industria farmaceutica, abbiamo presente le feed company, quindi i produttori di alimenti zootecnici, e abbiamo anche l'onore di avere il direttore generale di Lactalis, Alberto Dall'Asta, che quindi abbiamo sostanzialmente la filiera compresa. Quindi io direi di iniziare. È importante che cosa? Qual è l'obiettivo finale che vogliamo raggiungere con questo? Non sicuramente criticare, perché spesso che cosa succede in pratica? Con Francesco Masoero l'abbiamo condiviso tante volte. Il mondo produttivo cerca capistalla, cerca professionisti da impiegare in vari ruoli e non trova nessuno. L'università sforna con la passione che io conosco in voi e la dedizione dei neolaureati che non trovano lavoro. Quindi c'è una forte difficoltà di far incontrare la domanda e l'offerta e questa cosa va in qualche modo risolta, se no continuiamo a produrre professionisti e il mondo produttivo è sotto organico. Tutti hanno una colpa e nessuno ha colpa in questo processo. Quindi cercheremo di declinare un po' questo argomento. Quindi io inizierei non tanto in ordine di importanza quanto in ordine di arrivo delle slide e quindi il tempo, il modo con cui io li ho caricati in questa presentazione, darei subito la parola a Maurizio Monaci. Maurizio Monaci è un professore del Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Perugia ed è il direttore del Master in Dairy Production Medicine. Quindi Maurizio, ci diamo del tu tutti ovviamente. Maurizio, ci spieghi un attimino innanzitutto il motivo che ti ha spinto a presentare questo master al mondo produttivo e qual è l'identikit del professionista che tu hai la voglia o l'obiettivo di formare? Ti ringrazio. Sì, grazie. Possiamo. Ok. Allora, che cosa ci ha spinto? Oggi siamo qui in un contesto veramente meraviglioso, lo considero un obiettivo raggiunto del nostro master. Il master che, dobbiamo dirlo, fu un'esperienza iniziata con Alessandro Fantini. Con Alessandro Fantini nel 2006, perché appunto sentivamo forte la necessità di una
di una figura professionale, un veterinario molto più specialista, un veterinario decisamente molto più avanzato nella formazione rispetto a quello che dà un corso di medicina, veterinaria. Quindi un veterinario che abbia conoscenze di gestione, che abbia conoscenze profonde chiaramente di nutrizione animale, di management, di malattie infettive, di sanità della mammella. Poi vi illustrerò sinteticamente lo schema didattico anche. Ok, scusate, possiamo mandare quel link così. Vabbè, ma non fa niente. Era tanto la sintesi. Il master è organizzato in 15 moduli didattici che sono sempre stati implementati ad ogni edizione. Oggi siamo alla quarta edizione del master. Gli ultimi arricchimenti sono avvenuti appunto con gli interventi del Cochrane. Il Cochrane è appunto rappresentato nella nostra città, nell'Ateneo di Perugia, dai neurofisiopatologi dell'ospedale della facoltà di medicina. Il Cochrane, la Teresa Cantisani è il leader del gruppo. E quindi questo è l'ultimo approccio che abbiamo fatto. Molto intenso è stato il corso e ha avuto veramente dei grossi riscontri. Nel senso, impariamo a studiare, questo è il concetto grosso. Liberiamoci dagli schemi, liberiamoci dai protocolli e bensì studiamo in maniera molto ma molto critica che tutto quello che ci viene fornito dal mondo della ricerca e dal mondo della ricerca. In sintesi sono 12, forse anche un po' più di ateneani, di docenti degli atenei italiani, ci sono le associazioni delle razze bovine. Io in particolare voglio fare riferimento grosso agli Nanafi, che sono da sempre stati, il prossimo mese i nostri allievi saranno qui a Cremona, 2 giorni full immersion in genetica ai Nanafi. Gli istituti zooprofilattici, lo zooprofilattico di Perugia, importanti, hanno un modulo molto apprezzato sulla biosicurezza negli allevamenti. Indubbiamente i responsabili tecnici di farmacie, ma soprattutto sono i liberi professionisti di chiara fama. Questo è un master dove è impostato a un 50% gli accademici, sia nazionali che internazionali, ma l'altro 50% è il mondo produttivo, è il mondo delle professioni che interviene e che sono professori di questo master. Indubbiamente, per ricordarvene qualcuno, qui abbiamo rapporti con l'università i docenti di Berna, la Pennsylvania, UDIRIX, tanto per dirne uno, la California Davis, poi in Wagga Wagga in Australia con Peter Chenoweth, andrologo. Quindi, e poi il primo nostro contatto fu con i tecnici, e questo ringrazio ancora Alessandro Fantini, che fu lui il primo vero contatto con Mario Tinsky, e qui si cominciò quella grande avventura, quel modello che abbastanza seguiamo molto, perché i nostri allievi poi vanno a formarsi, si formano anche in Israele. I partner, senza che mandiamo avanti, i partners sono appunto lo zooprofilattico, HCLIT, che è il servizio veterinario israeliano, abbiamo Ruminanzia come web partner, e ancora lo zooprofilattico, grazie. Ok, perfetto. Dove abbiamo concentrato noi le conoscenze, il forte input didattico? Sul benessere degli animali. E abbiamo ritenuto che Israele è un metodo abbastanza simile al nostro, nel senso piccole realtà allevatoriali, e dove viene curato il benessere degli animali in una maniera diciamo meticolosa e scrupolosa. Ancora scusami, grazie Alessandro. Ok, ancora innovazioni tecnologiche, poi ancora vedete siamo voluti andare, no,
a vedere come si fa il latte, no, come si fa il latte. Qui nelle situazioni estreme, il deserto del Negev, 10% di umidità, terribile, secco tutto, eppure queste bestiole fanno un 40 kg di latte, 40 kg di latte al giorno. Quell'allevatore fa questa quantità di latte. Adesso qui non lo riusciamo a vedere, ma è un breeze di una nebulizzazione continua dell'allevamento. Mandiamo Alessandro, grazie. Ancora, vabbè, tecnologie innovative, no, tecnologie, modalità, ecco appunto, qui i nostri allievi quando sono lì a lezione pratiche con i tecnici e con i veterinari di HCLIT. Prego Alessandro, grazie. Ok, va bene ancora, le varie attività negli anni. Poi quello che è stato importante l'anno scorso, l'ultima edizione, la penultima edizione con Michel Van Straten, che è l'epidemiologista di HCLIT, e hanno avuto questo corso intensivo del Herd Health and Production Management, quindi è stato anche qui un ulteriore approccio innovativo per i nostri veterinari. Possiamo andare ancora, Alessandro, grazie. Infatti, vedete, era appunto l'obiettivo del workshop, era esporre i veterinari a un approccio multifattoriale e multidisciplinare nella pratica e nella clinica della bovina da latte, no? Ok, possiamo pure andare? Tempo? Vabbè, questi sono i nostri, che ci tengo a fare i nostri, sì, la prima edizione, poi ancora Alessandro. Questi erano i ragazzi della seconda edizione, ancora, questi sono i ragazzi della penultima edizione, ok, ancora, questa è la dottoressa Crociati, e appunto abbiamo svolto anche degli argomenti molto specifici, anche questo qui, in Anabic, qui abbiamo svolto una giornata di andrologia con il professor Ioan Romano della Texas A&M, un andrologo di, appunto del bovino. Possiamo andare ancora? Fermaci qua. Quindi, no, quindi ecco, questo è stato fino ad oggi il percorso. Ne siamo orgogliosi, perché vediamo dei riscontri che si verificano e lo vedo perché innanzitutto la tipologia dei nostri allievi sono colleghi che lavorano, sono colleghi impegnati nella pratica professionale, quindi utilizzano questo percorso di master appunto per... Sì, adesso sì. Appunto dicevo, ok, ma ho perso il filo ecco, certo, acquisire competenze sempre più specifiche. Di conseguenza, come verifico tra l'altro con i colleghi se il lavoro funziona o meno? Gli aumentano l'incoming economico, sanno fare più cose e sono più specifici rispetto alla precedente loro formazione. Questo è un fatto che è. Ne siamo orgogliosi di una cosa, che è una scuola che sta raccogliendo ormai da sempre, raccoglie veterinari che vengono da tutte le parti d'Italia. Posso dirvi solo, per far più semplice, ecco, dal Sardegna e Piemonte. Non abbiamo mai avuto allievi per una lontananza, eccetera, no, altrimenti tutte le regioni d'Italia sono rappresentate attraverso i nostri allievi. Scusate questi vedrete spesso questo disfo, è che purtroppo questi sono dei radiomicrofoni, ci sono una marea di radiofrigorofoni accesi, quindi ci stiamo rubando sostanzialmente le frequenze, quindi scusate questo disservizio che non è tecnico, ma è un ambiente purtroppo molto, molto invaso, molto disturbato. Quindi niente, il professor Monaci ci ha presentato molto brevemente, perché volutamente è brevemente, quella che è un po' l'identikit, no? Voi avete visto, un veterinario sostanzialmente
correggimi Maurizio, che ha un approccio plurifattoriale, multifattoriale, olistico, chiamato come volete, cioè un veterinario che al di là di mettere gli occhi sulla singola vacca e curarla, cercare di curarla nel miglior modo possibile, cerca di individuare all'interno dell'allevamento tutti quelli che possono essere i fattori di rischio. Questa è l'attività poi propedeutica a quello che è il filo conduttore di tutti i master che sta appunto svolgendo ruminanza, cioè se c'è la possibilità di trovare un equilibrio tra le performance e l'etica dell'allevamento. A questo punto chiederei al professor Neglia, Gianluca Neglia, detto Luca per gli amici. Professor Neglia, che cos'è questa zootecnia di precisione? Nuove opportunità per le filiere aziendali, cioè la precision livestock farming. È un vezzo, è un voler distinguersi a tutti i costi, è un voler usare dei nomi molto accattivanti, o c'è un preciso obiettivo di questa laurea magistrale dell'Università di Napoli? Beh, diciamo che se è precision c'è sicuramente un preciso obiettivo. Innanzitutto io vorrei ringraziare Alessandro te per questa opportunità, perché è stato l'idea del corso di laurea in precision livestock farming. In realtà è nata diversi anni fa, circa una decina d'anni fa, e quando ne abbiamo cominciato a parlare ci prendevano un po' per pazzi, ci dicevano che probabilmente andavamo verso un qualcosa di olistico, come dicevi tu prima. Professore Campanile soprattutto ci ha creduto tantissimo, e abbiamo portato avanti questo per quale ragione? Perché se andiamo a vedere, questo è quello che succederà nel 2050. Arriveremo a 9 miliardi di persone. Questa è la domanda di alimento, questa è l'incremento della richiesta di proteine di origine animale, e questa è la terra che abbiamo a disposizione. Noi passeremo probabilmente nel 2050 a circa 0,2 ettari pro capite per abitante. Per cui se prima avevamo queste tecniche di allevamento e oggi abbiamo queste, domani mattina potremmo arrivare a qualcosa del genere, o già ci stiamo arrivando a qualcosa del genere. Allora qual è l'unica soluzione che possiamo avere? Se prima si pensava di incrementare la quantità delle produzioni e siamo arrivati ad avere un grosso numero di animali per azienda, un maggior numero di problemi sanitari per le questioni di biosicurezza, riduzione del benessere animale, maggior impatto ambientale, ormai gli allevamenti zootecnici inquinano, basta, non si rispetta il benessere animale, abbiamo problemi con la gestione dei reflui, l'antibiotico resistenza è legata alle attività zootecniche, siamo imputati di tutto. Bene, e tutto questo perché? Nell'ottica del One Health, perché è chiaro che ormai siamo tutt'uno, ormai l'hanno capito tutti. Bene, allora l'obiettivo che dobbiamo avere come zootecnia, se vogliamo andare avanti da un punto di vista zootecnico, è quello di avere una nuova coscienza ambientale e sicuramente una maggiore attenzione dei consumatori a quella che è la naturalità dei prodotti alimentari e al benessere degli animali in allevamento. E in quest'ottica, chiaramente nell'ottica della sostenibilità, che è quello che deve economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, noi abbiamo pensato a questo, che è in realtà un management continuo e automatizzato, il cosiddetto real monitoring, automated real monitoring, che può farsi all'interno delle aziende zootecniche tramite tutta una serie di tecnologie che noi attualmente abbiamo a disposizione e che stiamo traslando nel campo delle produzioni animali. In realtà con questo corso di laurea, che è il primo corso di laurea al mondo in zootecnia di precisione, abbiamo voluto creare una figura professionale che avesse delle competenze in termini di produzione animale, e quindi è destinato principalmente a studenti. Questa si tratta di una laurea magistrale, un LM86, quindi è legata agli studenti laureati triennali delle tecnologie e produzioni animali. Ma ti dico che abbiamo tra gli iscritti quest'anno un collega veterinario di quasi 60 anni
che ha deciso di iscriversi a Precision Livestock Farming perché gli interessavano gli argomenti che venivano trattati. E la figura professionale che abbiamo intenzione di creare è una figura che, oltre ad avere queste conoscenze nel campo delle produzioni animali, abbia delle conoscenze ingegneristiche. Abbiamo l'esame di sensoristica, l'esame di robotica, abbiamo tutti una serie di esami che riguardano l'agricoltura di precisione, l'irrigazione di precisione, tutti i sistemi GIS di geolocalizzazione, i sistemi di statistici di analisi dei big data. Noi oggi all'interno delle aziende zootecniche abbiamo una marea di informazioni, ma abbiamo difficoltà a capirle, a trarre dei risultati che possano essere utili da quelle informazioni. E in quest'ottica c'è tutto questo, la gestione dell'ambiente, abbiamo tutti gli insegnamenti per esempio di biomasse, i processi di conversione delle biomasse e di utilizzazione delle biomasse per la questione dei reflui zootecnici, tutto questo al fine di avere un'azienda che possa essere sostenibile sotto tutti i punti di vista. E tutto questo che cosa ci consentirà? Beh, ci consente sicuramente un miglior management degli animali, una gestione molto più efficiente, un maggior controllo del benessere degli animali in allevamento, la possibilità di applicare quelle pratiche di biosicurezza a cui si riferiva Maurizio prima in maniera molto più precoce rispetto a quello che normalmente viene fatto, perché io ho possibilità di identificare precocemente quello che sta succedendo all'interno della mia azienda tramite il real monitoring, per cui l'animale diventa al centro poi di un modello decisionale caratterizzato da automazione e da robotica. E queste sono tutte le principali competenze che cui aspiriamo dare ai nostri studenti in produzione animale. E la cosa che abbiamo voluto fortemente è che questo corso di laurea fosse in inglese. Noi l'abbiamo voluto in inglese perché crediamo fortemente che sia un qualcosa di importante a livello mondiale, non solo a livello nazionale. È fatto in maniera residenziale, per cui i nostri studenti dormono, risiedono all'interno dell'azienda agricola regionale in Prosta, dove sono in costruzione tutta una serie di laboratori destinati all'agricoltura di precisione e alla zootecnia di precisione ovviamente. C'è un'azienda sperimentale bufalina che sarà oggetto ovviamente delle attività da parte degli studenti, e diciamo che con questo noi veramente cerchiamo di guardare un attimino più avanti e pensiamo di riuscire a dare un po' di sostenibilità in più alle aziende zootecniche. Luca Niglia, grazie. Mi dispiace che non è presente qui il professor Sali, che è all'altezza dei suoi 90 e rotti anni, ha presentato il suo libro qui mercoledì in un workshop dedicato, e quindi 70 anni di professione, è stato uno dei fondatori della Società Italiana di Buiatria, insomma è un pezzo della nostra storia. Forse verrà a trovarci anche adesso a breve il professor Ballarini, un altro pezzo, diciamo, e sono quelle pietre di fondazione dove si costruiscono i grattacieli, che è impressionante anche la non contiguità, cioè la non frequentarsi, concludono le loro, diciamo, i loro racconti della storia, perché noi ci piace raccontare anche la storia, dicendo quello che ha detto il professor Monaci, quello che ha detto il professor Neglia, cioè l'identikit che stanno tratteggiando due decani della veterinaria, due fondatori della buiatria, Ballarini e Sali, è sostanzialmente, voi state dando una risposta concreta, didattica, a quello che loro vedono come vision di riconversione. Veterinari di questa portata e di quell'età non fanno la dietrologia di ricordiamoci il veterinario all'Amaro Montenegro che quando arriva in allevamento c'è l'asciugamano pulito, la saponetta e poi magari non ho i soldi e pago col pollo la gallina, ma parlano di questo. Io però volevo approfittare sempre liberamente, vedo all'ultima fila l'azienda Martin che mi sta uccidendo ovviamente per questo, lo vedo negli occhi di Marco, di Gianmartino, che gli chiederei, adesso vengo lì Marco, un'opinione. In questo senso, è un'azienda strana quella di Martin, strana perché è un'azienda della provincia di Teramo, a 1100 metri Marco, 1000 metri d'altezza,
deturpa il panorama, perché davanti c'è tutto il Gran Sasso d'Italia, quindi loro deturpano quel panorama lì, ma fin qui sarebbe normale, ci sono molte aziende in Italia. L'anomalia di, vedo Elisabetta che sorride, l'anomalia dell'azienda Martin qual è? Che oggi è la prima azienda in Italia come potenziale genetico, quindi è l'azienda numero uno come PFT, vabbè numero due, numero uno, c'è una lotta diciamo accesa a ogni uscita dei dati Anafi, è un'azienda diciamo di 160 vacche in mungitura, con la terza mungitura ce n'è un'altra loro con il robot, quindi c'è una tecnologia esasperata ed è la dimostrazione che anche nelle condizioni estreme si può fare quelle che vengono oggi considerate le performance ideali, no? Quindi produzioni molto elevate e una gestione. Lì segue un veterinario libero professionista molto giovane che si è laureato nel dipartimento di veterinaria, quindi è un allievo del professor Monaci. Io volevo chiedere a Marco, adesso vengo lì, Marco o Luigi, poi vedete un po' voi, ma vista la vostra condizione estrema, qual è l'identikit? Cioè un veterinario che esce da Monaci o esce dal professor Neglia con quelle competenze che loro è, ma a voi che vi serve come veterinario? Ci servono molte competenze che non so se oggi vengono adeguatamente preparate. No, non conosco l'Università di Perugia. Molto vicino. Non conosco l'Università di Perugia, e quando poi un veterinario neolaureato sia in grado di portare immediatamente supporto all'allevamento. Marco, il mio veterinario, che mi pare che era un secondo me con molto studio alle spalle e una passione indescrivibile, da solo si è fatto diciamo la sua formazione, iniziando dalla nostra azienda. Però non vedo molti veterinari con queste caratteristiche. Spesso vanno alla ricerca di lavori più semplici, meno faticosi, tra virgolette, perché fare il veterinario aziendale come lo fa il mio ginecologo, vedo che è difficile, con redditi limitati e molto lavoro. Poi spesso si va a scontrare con realtà difficili che ancora non sono in grado di percepire l'importanza del supporto del veterinario all'interno dell'azienda. Nella nostra zona pochi fanno un lavoro programmato con il tecnico, il veterinario. Quindi penso che da una parte è difficile, ma da una parte poca volontà da parte dei veterinari stessi, i neolaureati. Noi abbiamo la facoltà di veterinaria a Teramo, ma veramente si conta sulla punta di una mano quelli che si dedicano al supporto degli allevamenti dei grossi bovini. Tutto qui. Ok, quindi l'azienda Martin assumerebbe una laurea magistrale o un master, eccetera. Però volevo approfittare anche del reclutamento coatto che ho fatto dell'industria farmaceutica, quindi della Virbac, per capire, vedo che sta facendo lo gnorri qui, la Virbac, per capire se questo completamento didattico o questo indirizzo didattico, sia del master, sia della laurea magistrale proposta dall'Università di Napoli, è un profilo professionale che può essere maggiormente utile a un veterinario che decide di utilizzare il percorso dell'industria farmaceutica, quindi di informare sostanzialmente i colleghi veterinari su quella che può essere sia l'innovazione ma anche un corretto uso del farmaco, considerando anche il contesto, perché ormai l'uso prudente, che non è non usare, del farmaco, a parte gli aspetti legislativi che mi possono anche poco interessare, ma credo che sia un dovere sia etico ma anche speculativo, non rimandabili, insomma, a parte gli adeguamenti di legge. Una considerazione. Ma la considerazione che mi viene è che abbiamo assoluto bisogno di gente che sappia quello che fa, anche nell'ambito farmaceutico.
Quindi il precision farming e la conoscenza, il vedere oramai le stalle come un'entità unica e non più l'animale singolo, è fondamentale anche per l'industria farmaceutica. Io quello che dico sempre è se usano un mio prodotto e lo usano male, quel prodotto fa schifo. Se io gli insegno a usarlo, lo useranno, ci avranno un ritorno economico, perché alla fine il discorso di usare i farmaci in maniera prudente, che a me, io odio questo termine, ma è un uso razionale del farmaco, serve solo e unicamente a produrre meglio e aumentare il benessere. Cioè, se un animale è ammalato non possiamo lasciarlo ammalato, per cui rientra il farmaco, rientra a essere uno strumento del benessere, che è una cosa molto importante. Difatti non sono molto d'accordo con quello che vedo oggi quando vedo pubblicità tipo antibiotic free, queste cose qui, perché a me verrebbe tanto da dire: benissimo, allora tutte le vostre famiglie non useranno più un antibiotico. Non credo che siano d'accordo, perché è tanto bello vedere questo concetto, ma è sbagliato. Però l'uso dell'antibiotico deve essere sicuramente razionalizzato, altrimenti siamo in questa situazione per cui nel 2050, più che l'aumento della popolazione, vedremo un declino totale di tutto, insomma. Per cui per me è una cosa estremamente interessante, tant'è vero che siamo qua, anche se in maniera coatta dovuta ad Alessandro. Sempre per il tuo bene. No, volevo chiedere a questo punto, Alberto, tu che sei il direttore di Lactalis, una delle figure più controverse della fiera, no? Che poi alla fine più amata, diciamo, dagli allevatori in generale, perché Lactalis è il gruppo, diciamo, che in Italia lo stato attuale ritira più latte, no Alberto, di questo? Ti volevo chiedere, allora, è chiaro che il tuo mestiere è quello di acquistare sostanzialmente, di raccogliere il latte dagli allevatori e quindi poi fornire, fare tutti i marchi, diciamo, che il gruppo Lactalis oggi rappresenta in Italia. Però credo che alcuni aspetti, diciamo, legati alla qualità, che ne so, le cellule somatiche, per dire la carica batteri, aspetti di salute. Tu, tu sei un po' un dirigente anomalo, in quanto sei molto sul territorio, cioè stai qui da ieri in fiera, quindi è anche una... E verrà anche domani, perfetto, quindi ti incastro anche domani. Ma tu pensi che la veterinaria, per la tua propria sensazione, l'attuale veterinaria, adesso a parte quanto Monaci e Negli hanno, diciamo, tratteggiato, perché i laureati i masterizzati, come i CD, in Dairy Production Medicine, ormai ce ne sono un po' in giro, perché sono 35. La laurea magistrale di Neglia sfornerà a breve, ma non subito. Però secondo te la veterinaria che c'è in giro, i buiatri, sono adeguati? Ma proprio come tua sensazione? La domanda non è semplice. In realtà mi promuove sempre il direttore generale Lactalis Italia, ma sono il direttore di Italatte, che è la c'è un po' di differenza di stipendio, mettiamola così, anche di responsabilità, oserei dire. Io vivo da sempre il mondo del latte, perché sono figlio di un professore di italiano, latino e greco che alla mattina, prima di andare a scuola, andava nella stalla di 10 vacche a vedere mungere, quindi molto anomalo. In realtà poi, dopo aver fatto agraria, ho iniziato in Galbani nel 1980, ho fatto il direttore di stabilimento, quindi la produzione, però il primo amore non si scorda mai e quindi sono ritornato sul mondo del latte. Alessandro dice che sono anomalo, è vero, perché comunque qualcuno mi dice: dovresti andare in giro per la fiera con la guardia del corpo, ma in realtà non è vero, perché io ritengo che ci sia un forte coinvolgimento sia del mondo agricolo, ma anche di chi trasforma il latte e chi lo vende il latte, chi vende i formaggi. Chiaramente io partecipo a questi convegni perché sono estremamente interessato per capire qual è lo stato d'avanzamento delle cose nel mondo agricolo.
mi sono meravigliato ieri nel vedere che ancora parliamo da anni di bilanci aziendali e le aziende non conoscono i propri numeri. Quindi spesso mi chiedo come si può migliorare senza conoscere i propri numeri, senza sapere cosa spendo di farmaci, dove posso migliorare. La realtà dei fatti che io vedo spesso nelle aziende cos'è? È un po' il pronto soccorso, quindi andare nelle aziende quando non ne puoi più fare a meno, perché molto probabilmente si vive un po' la giornata, ci sono troppe cose da fare, manca molta pianificazione, a volte manca consapevolezza. Quindi è chiaro che quando io vedo questi progetti che sono estremamente affascinanti, no? Un'agricoltura di precisione che va dagli animali, ma ai campi, tutto quel che si vuole, bisognerebbe effettivamente poi scendere nella realtà delle aziende agricole, dove ci sono aziende agricole condotte veramente in modo eccezionale, però ci sono aziende agricole che preferiscono avere 1000 animali ma neanche il pedometro. Quindi come possiamo ancora con 1000 animali in stalla segnare sulla lavagnetta col gesso il numero della vacca? Ecco, quindi o si fanno veramente dei processi di pianificazione di crescita all'interno delle aziende agricole, ma a volte soprattutto che cosa? L'azienda agricola si fa per passione, ma si fa per reddito. Per fare il reddito bisogna essere competitivi. Se uno non è competitivo è meglio che smetta subito. Quindi è un'attività economica. Uno può fare latte, può fare carne, può fare uova, può fare mais, ma oggi è obbligatorio essere i più preparati e essere i numeri uno. Perché c'è il momento dove il latte è a 40, ma ci sarà ancora il momento che il latte va a 30. E quindi se tu non sei in una situazione di essere preparato anche all'intemperie, prima o poi il brutto tempo arriva e ne rimani ucciso. A volte, e noi siamo sempre alla ricerca di laureati, di gente molto preparata, perché comunque nelle nostre aziende abbiamo bisogno di gente molto preparata. Vediamo nell'università italiana un non collegamento con le aziende di produzione, quindi io posso dire per l'azienda di trasformazione lattiocasearia lo si può vedere magari nelle aziende agricole. Molto probabilmente bisogna vivere maggiormente le realtà quotidiane e far capire che uno quando esce dal master deve tirarsi sulle maniche e cominciare veramente a conoscere la realtà dove si produce latte, dove si produce formaggi, per capire effettivamente poi le dinamiche dalla teoria alla pratica. Grazie Alberto, non ti chiederò se aumenta o diminuisce il prezzo del latte perché la scorta sta arrivando, quindi non sta qui al cancello, ci sono i carabinieri. Comunque a parte questo qui, io a questo punto direi andiamo nell'animal science, quindi andiamo nella figura, non so quale più corretta definire, lo zootecnico, cioè il professionista che esercita quelle attività che sono dalla manutenzione del piano alimentare al piano colturale, a tutte quelle che possono essere le problematiche legate alla gestione e al controllo della gestione. L'Università Cattolica di Piacenza è sempre ha sfornato professionisti e ne sforna in continuazione e che ce n'è molti anche qui, ce n'è, e vedo nella parte soprattutto di chi è direttamente nella zootecnia comunque un interesse da sempre, questo ve lo riconosco, Erminio e Francesco, di porsi il problema, ma questo piano didattico va bene? Perché sia il professor Masovero, che oggi è il direttore del Dipartimento, che il professore Erminio Trevisi sono comunque molto sul territorio, cioè non che facciano attività professionale, però hanno una forte sensibilità, come poi anche il professor Neglia e il professor Monaci, a quella che è la realtà. Cioè sono accademici, è giusto che facciano l'accademia, facciano ricerca e ricerca anche di qualità, però io gli riconosco e vi riconosco a tutti voi comunque sempre un forte legame con quello che è il mondo reale. Per cui vi chiederei adesso
Non so chi passerà, guardo gli occhi di Francesco Masovero che mi sta dicendo passalo al professor Ermini, giusto? Di presentare un po' qual è il vostro piano didattico e quali sono i vostri obiettivi didattici, poi ci confrontiamo con soprattutto le fit company presenti qui per capire se questi professionisti poi servono a qualcosa. Allora, grazie di questa opportunità. È chiaro che molta della gente che è qui vicina esce da Piacenza, ma noi siamo molto vicini, insomma, Piacenza, Cremona. Tra l'altro la nostra sede è sede di Piacenza e Cremona, e oltretutto colgo l'occasione per dire che ci sarà un'espansione a Cremona proprio a partire dall'anno prossimo, con una nuova sede molto moderna e anche qui con l'ambizione di poter fare ricerca di un certo tipo. Noi ovviamente ci collochiamo nell'ottica della prevenzione, quindi sempre il rapporto stretto nelle produzioni animali, ma della prevenzione assoluta a partire dall'alimentazione, che significa a partire dalla produzione in campo o della gestione degli alimenti. Per cui la nostra offerta formativa da sempre si è articolata in più ambiti e come vedremo sembra anche spezzettata, ma in realtà continua a mantenere una unitarietà, proprio perché la professione dell'agronomo, anche quando assume una specializzazione estrema, deve sempre contemplare dei prodotti, una preparazione dei corsi molto complessa. Allora, nell'ambito della laurea specialistica magistrale, quella appunto che si può comparare con la Precision Livestock che abbiamo visto dai colleghi di Napoli, noi abbiamo una struttura che è divisa in due, a dire la verità, e quella diciamo più agronomica è divisa in tre parti. Allora, la prima, che qui non vediamo, è quella che si occupa poi di declinare in termini economici tutte le attività agricole, non solo quelle dell'azienda, anzi secondo noi magari anche un po' troppo poco quella dell'azienda agricola, ma più diciamo del sistema, del contesto agroindustriale, e viene fatta a Cremona. L'altra invece, che viene fatta a Piacenza, si divide in tre rami. Abbiamo un ambito che è quello appunto dell'agricoltura sostenibile di precisione e si preoccupa soprattutto della produzione degli alimenti, della gestione del campo, della sostenibilità delle colture. La zootecnia sostenibile di precisione, che invece si occupa delle produzioni animali soprattutto, diciamo sia della produzione di latte che della produzione di carne, ma noi siamo ovviamente nel cuore della pianura padana e qui proprio è la culla un po' della produzione del latte. Questa è la nostra nuova stalla sperimentale che è in fase di realizzazione. E poi di viticoltura ed enologia, no, perché a Cremona ovviamente non si fa vino, ma invece nelle colline e nella Piacentine, anche questa è nell'Oltrepò, poi Pavese, c'è appunto questa attività. Allora, gli obiettivi del corso per quanto riguarda la zootecnia sostenibile di precisione sono essenzialmente tre. Allora, diamo per scontato che la produttività e la redditività delle imprese agrozootecniche è l'ambito nel quale ci dobbiamo muovere, è un'attività economica, veniva giustamente ricordato. Però ci sono due aspetti che nel tempo si sono notevolmente rafforzati, che sono il rispetto per l'ambiente e del benessere animale e quello della sicurezza per il consumatore. Noi abbiamo anche poi un corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari e quindi ci raccordiamo poi in questo, con quest'altro corso di laurea. È chiaro che tutta questa attività viene fatta con gli strumenti che ci sono. Oggi quindi la precisione ci obbliga a modificare anche non tanto le conoscenze di base, ma a implementarle con quelle che sono le nuove tecnologie. Per cui per noi la precisione e la sostenibilità sono gli strumenti che devono servire per migliorare questi tre obiettivi principali. I tre curricula hanno alcuni corsi in comune che qui li vediamo, giustamente non entrerò nel dettaglio, ma che servono appunto per dare una preparazione complessiva comune che deve essere patrimonio di tutti, anche quelli che poi non si occuperanno delle produzioni animali in senso stretto.
E qui vediamo che però alcuni sono ovviamente anche zootecnici. Quindi noi vogliamo che tutti abbiano un'infarinatura della zootecnia, perché anche semplicemente come ricaduta dei sottoprodotti, eccetera, c'è bisogno di questa circolarità. Ecco, voi sapete che una delle parole chiavi è questo, no? Della circolarità, ma c'è sempre stata in agricoltura questa cultura. Oggi sembra quasi che la riscopriamo. Ecco, ovviamente bisogna riattualizzarla. Oggi abbiamo altre modalità per creare questa circolarità e anche per ripensarla. E ovviamente della sostenibilità in tutti i sensi, qui vedete economica, dell'uso dei prodotti agrochimici. Noi adesso abbiamo appena fatto un restyling anche delle parole, perché voi sapete che le parole diventano importanti e oggi bisogna anche usare quelle che la gente capisce meglio. Quindi l'agrofarmaco è diventato agrochimica, per questo per i colleghi, ma cosa cambia dal punto di vista della preparazione degli studenti? Dal punto di vista delle parole poco. Dal punto di vista dell'impostazione, dell'utilizzo di queste sostanze, molto, perché i processi che oggi noi abbiamo, che ci portano alla precisione anche nel campo agricolo, sono molto diversi. E tra l'altro molto, molto belli, perché ci portano a realizzare delle cose che in tempo potevamo soltanto pensare. Questi sono invece quelli caratterizzanti del curriculum delle produzioni animali, vedete. Fondamenti di agricoltura di precisione, costruzioni e impianti, genomica e miglioramento genetico, zootecnia e cambiamenti climatici con in particolare l'adattamento e quindi qui abbiamo inserito il tema del benessere animale, nutrizione animale di precisione, sostenibilità ambientale, produzione di monogastrici e dei ruminanti. Allora, poi ci sono alcuni corsi a scelta che in questo momento sono qualità dei prodotti di origine animale, management dell'allevamento e animal modeling e foraggicoltura. Allora, molti di questi corsi sono stati recentemente rivisti proprio per cercare di essere più attuali, ma con un obiettivo. Noi non vogliamo avere la persona che esce e che sa già fare tutto, deve avere invece un'impostazione solida di tutto quello che è possibile dare nell'ambito anche del numero di crediti che la legge ci impone, perché purtroppo abbiamo dei conflitti anche tra i docenti, guardo Luca, perché non è possibile fare stare tutto quello che a noi piacerebbe. Dobbiamo fare delle scelte, le scelte però giustamente devono essere poi premiate da quello che dice il mercato, perché se noi sbagliamo la scelta significa che abbiamo insegnato qualche cosa che non era importante e che poi i ragazzi non sanno utilizzare. Però l'importante è che non esca già un tecnico esperto, deve uscire una persona estremamente intelligente, versatile, questo è quello che noi riteniamo, e che sia invece molto disponibile a completare sul campo, adattandosi a quelle che sono delle realtà anche molto diverse. Mi veniva da pensare, noi non possiamo pensare di insegnare la zootecnia di precisione estrema a 1000 metri di altezza, perché quanti tecnici andranno a fare quell'attività? Però sarebbe un peccato che uscisse una persona non sufficientemente intelligente e versatile da non adattare la propria preparazione a quel tipo di campo, che ovviamente richiede un surplus. Se allora, visto che andava di moda un po' di tempo fa, dobbiamo dirla tutta, dovremmo dire che la nostra impostazione è di una agricoltura tradizionale, di una zootecnia tradizionale, ma applicata alla innovazione più estrema. Perché noi dobbiamo coniugare la preparazione di base, che non cambia, e oggi se c'è un deficit, soprattutto con le grandi tecnologie e la mancanza di conoscenza dell'animale, con le nuove tecnologie. Ma noi non dobbiamo avere il super esperto sensoristico e poi non sa nemmeno, dico una sciocchezza adesso, dare un bolo ad un animale, perché non sa come prenderlo questo animale. E questo è un problema, ed è un problema per noi prima. E mi rendo conto che è un problema anche poi per chi deve utilizzare tecnici di questo tipo. Ma su questo dovremmo fare una grossa riflessione anche sul significato del lavoro che devono avere. Mi faceva molto riflettere, adesso mi dispiace che sia andato via l'allevatore, ma è molto vero quello che dice. Ci sono una serie di figure professionali che hanno sdoppiato la fatica del lavoro con il lavoro intellettuale, come se ci fosse solo un valore nel valore nel lavoro intellettuale. No, noi insegniamo, chi lavora in agraria è così, deve coniugare la preparazione intellettuale
anche ad una capacità, ad un'abilità del lavoro manuale. Il fatto di avere delle macchine estremamente sensibili non ci distoglie da questo punto di vista. E quindi a me piacerebbe, adesso io ho anche un altro incarico, sono il responsabile, si dice presidente, vabbè, insomma, poi deve fare di tutto, della nostra azienda sperimentale. A me piacerebbe ritornare ad avere una sorta di quelle 150 ore che di solito i ragazzi spendono nei bar, perché invece imparino ad andare sul trattore, ma il laureato vorrei che facesse questo, imparino a mungere gli animali, stando in mezzo agli animali, imparino ad usare il carro Unifeed, quelli ipertecnologici che abbiamo, perché se non capiscono quali sono le difficoltà tecniche, non riusciranno nemmeno a guidare in un modo efficiente le attività in aziende complesse. Allora, una delle nostre esperienze che noi riteniamo fondamentale è quella della... Allora, prima nella triennio fanno uno stage nelle aziende agricole o aziende anche industriali, aziende di servizi. Nel campo dei, invece della laurea magistrale devono fare una laurea sperimentale. Tutti fanno una laurea sperimentale, chi più vocata nei laboratori. Noi abbiamo anche diverse ore di esercitazione obbligatorie. L'unica cosa obbligatoria che abbiamo noi sono le ore di laboratorio, eh. Poi i corsi i ragazzi decidono se andare o non andare, male non andare, ma però non, noi non li obblighiamo. E poi abbiamo delle strutture sperimentali, qui vediamo quella dell'azienda, questo è un rendering, noi avremo la possibilità di controllare fino a 50 ingestioni individuali degli animali, spero a partire tra qualche mese, ma per dire lo sforzo che si sta facendo per avere delle tecnologie che effettivamente ci daranno anche dal punto di vista sperimentale dati molto più significativi poi da portare in campo, perché molti dei ragazzi poi fanno, in realtà noi abbiamo anche i campi dove si fanno le sperimentazioni agronomiche, ma poi per andare anche nelle aziende commerciali, perché ormai abbiamo delle aziende commerciali che sono straordinarie anche per fare delle sperimentazioni. Cos'è che manca di solito? L'organizzazione del tesista, quello vabbè possiamo un attimino un po' forzarlo, ma spesso è proprio la mentalità, e qui è vero, noi abbiamo delle strutture straordinarie, ma dove spesso non c'è sistematicità nella raccolta dei dati, nell'organizzazione del lavoro. Altre sono invece realtà che probabilmente sono molto vicine delle aziende sperimentali. Quindi noi vorremmo insegnare ai nostri ragazzi questo, e devo dire che forse ci stiamo riuscendo, pur sapendo che abbiamo molte cose da fare, da migliorare, perché dei nostri ragazzi il 90% ha già un'occupazione stabile dopo un anno, entro un anno, e il 98% entro due anni. Di solito chi non ce l'ha è perché deve ancora decidere cosa fare della sua vita, ma vabbè, su quello noi non possiamo intervenire. Quindi direi che queste sono le cose che a noi piacciono di più. Ovviamente l'impostazione è quella universitaria. Ci sono appunto queste relazioni con la realtà produttiva, ma all'università bisogna andare per studiare ed applicare, poi ci sarà il tempo di espandere le applicazioni. Io personalmente, poi magari Francesco dice la sua, sono un po' preoccupato di un eccessivo trasferimento delle attività di studio in campo. Dobbiamo innovare la didattica, e penso che magari con fatica lo facciamo continuamente, ma non possiamo pensare di portare lo studio in una stalla o in un campo. Quella è un'attività aggiuntiva. Senza una preparazione solida noi rischiamo di creare delle persone poco versatili che poi non sanno applicarsi a problemi nuovi che invece devono imparare a risolvere anche in autonomia. Ti ringrazio. Francesco, una battuta, anche tu che sei, a noi ci piacciono quelli a molteplici attitudini. Noi siamo abbiamo visto dei veterinari, sono venuti allevatori, veterinari eccetera, anche tu per certi versi adesso sei una persona importante dell'Accademia, ma la tua attitudine di campo la conosciamo molto bene. Allora, una battuta, poi volevo chiedere ad Alessandro Lotto una cosa. Allora, lui legge e io scrivo in genere. Torno indietro un secondo, volevo far vedere soltanto due cose per quanto riguarda i corsi. Allora, fermo, allora come vedete, a parte i corsi, no, vai avanti un attimo, ecco, a parte i corsi generali, no, secondo noi
abbiamo focalizzato due punti che prima tralasciavamo leggermente, e che era quello della nutrizione animale di precisione, che è lo step precedente a quella che è la zootecnia vera che fa lui, e cioè il razionamento, queste cose. Quello che manca quasi completamente oggi nei corsi che vengono proposti è proprio la valutazione nutrizionale degli alimenti e tutti quelli che sono gli aspetti di misura del valore degli alimenti, perché quello, cioè quelle tecniche di valutazione sono quelle che servono a produrre i numeri da mettere nei computer che usano i software moderni e che generalmente nessuno conosce, perché tutti usano il computer con i software moderni, ma non c'è dentro un numero giusto perché nessuno fa le analisi, e soprattutto quando fa le analisi non sa da che parte vengono, per cui prende i numeri che gli arrivano da tutte le parti del mondo, li usa, li prende così come sono, li mette dentro e sbaglia tutto. Tant'è vero che le razioni che vengono fatte oggi, nel 90% dei casi, possiamo dirlo tra di noi, sono esattamente identiche a quelle di 30 anni fa, perché sono le stesse, identiche, non cambia nulla, tranne qualche prodotto tecnologico in più, ma per il resto cambia poco. L'altra cosa, abbiamo inserito la tecnica mangimistica, perché una grandissima parte dei nostri studenti laureati va a finire in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, nel sistema mangimistico. Ma se una persona si laurea, va nel sistema mangimistico e non lo conosce, non sa esattamente qual è il processo, quali sono i prodotti che vende, quali sono le tecnologie che ci sono dietro. E quindi abbiamo ritenuto importante inserire in questa nuova versione della nostra laurea anche questa parte di tecnica mangimistica, perché dà le basi per capire che cosa si vende, che cosa si produce, come si usa e soprattutto quali sono gli effetti dei processi sul prodotto e come viene trasformato il prodotto. Vai avanti. Ecco, l'altra cosa è management dell'allevamento, che fa parte, diciamo, della gestione che ormai tutti più o meno conosciamo, ma uno studente deve uscire con una base, sapere quali sono quei 10-15 numeri critici che ci permettono di analizzare un dato di stalla, una stampa, roba del genere. L'altra cosa è l'animal modeling. Cioè, l'animal modeling cosa significa? Significa capire matematicamente come funziona un animale. Cioè, come faccio io ad arrivare alla definizione dei fabbisogni di un animale? Apro il computer che ho comperato, con dentro il software che ho comperato, e mi dice che ci vogliono 37 megacalorie al giorno per quella vacca lì. Ok, ma da dove vengono fuori quel 37 lì? Chi lo dice? In che sistema, in che contesto, in quale modello zootecnico, in quale gruppi, quanti, cioè perché io faccio una razione con quel livello di energia per quegli animali? Questo è l'animal modeling che noi abbiamo messo dentro, perché uno di adesso, un tecnico di adesso, deve capire di cosa sta parlando. Non può comprare software, aprire il computer e usarlo senza capire cosa c'è dentro. Secondo me questi sono aspetti assolutamente strategici, perché altrimenti tutti sanno fare tutto, perché non si rendono conto di cosa stanno facendo. E continuano a fare quello che abbiamo fatto per 30 anni, cioè le stesse razioni. Perché gira gira, quello è, capite? Quindi questo qui è brevemente un appunto a quello che diceva. Grazie Francesco. Questo pensiero che tu diffondi è importante, perché la precision feeding è un obiettivo, ma dovremmo iniziare, perché fino adesso non abbiamo mai iniziato. Però credo che sia l'alba, forse, questo 2019. Anche Alessandro Lotto è stato oggetto di un reclutamento coatto, come del resto buona parte dei nostri workshop. Ti volevo chiedere alcune cose, così poi ti libero, perché c'hai lo stand con 500 persone che ti stanno aspettando. Alessandro Lotto è vicepresidente della Nutristar, quindi una feed company italiana,
e lui è un tecnico anche e soprattutto, però volevo chiederti questo, Alessandro, ma questi zootecnici che escono dalla Cattolica, ma sono poi, come dire, assumibili, che non si direbbe neanche forse in italiano, cioè sono già pronti per essere poi immessi in un'attività tecnico-commerciale tipica di un'industria? Oh. Anche non diplomatica la risposta. Oh. Buongiorno a tutti, ottima domanda. Sicuramente la risposta immediata è non sempre. Serve una formazione pratica anche, non solo scientifica, magari le basi ci sono, ma serve poi un lavoro di formazione pratica sul campo. Apprezzo molto questi studi, apprezzo molto cosa ha detto Francesco Masoero, il collega, cioè di capire come funziona un mangimificio, come funziona ovviamente un'azienda agricola, anche dal punto di vista pratico. Non serve solo il computer, non serve solo il super programma di ultima generazione, serve capire perché io condivido questo aspetto, serve saper preparare per esempio un carbonifeed, i tempi, i metodi di cottura. Io ogni tanto uso, mi aggancio a ciò che è di moda molto, no? Nel mondo dell'informazione, della TV, della cucina, no? Allora si parla sempre di queste capacità culinarie, c'è lo chef che fa da mangiare molto bene, poi però bisogna che il cuoco sappia cucinare correttamente, i tempi e metodi con cui io trincio una medica, faccio un esempio, ho freso un insilato di mais piuttosto che un erbaio, la quantità che metto di un prodotto, il tempo di miscelazione, in modo che non ci sia scelta, in modo che i foraggi abbiano certe densità per la ruminazione, sono aspetti molto importanti, di carattere pratico. Lo aggancerei all'aspetto di saper guidare il trattore, cioè saper usare la cucina che è il carro miscelatore, è un aspetto che chi fa il tecnico deve avere. Non può solo sapere a memoria il libro di fabbisogni, oltre a capire perché. Perciò serve una preparazione anche di carattere pratico. Io e non dimentico l'ultimo aspetto, quello dei numeri. Io ho sempre sostenuto il concetto pesa misura ma è paura, l'ho sempre condiviso molto. Serve fare analisi proprie in Italia con curve, se facciamo analisi con metodi veloci precise, non devono essere analisi di paperino ma vere, continue, costanti, molto, molto spesso, per riuscire a capire e a gestire bene l'aspetto nutrizionale dalla vacca da latte alla vacca in asciutta. Tutto, ho visto insomma una serie di progetti di corsi intelligenti con aspetti pratici che sono importanti. Alessandro, grazie. È stato un piacere. Ti liberiamo. Vado dei miei amici. Se no mi fanno la pelle poi a me. Quindi. No. La vendita oggi è anche tecnica. Io da tanto tempo lo sostengo. Non può prescindere da un aspetto tecnico importante che controlla anche il bilancio dei nostri allevatori. Sapere fare un bilancio è una cosa fondamentale, e come vengono spesi i soldi. E diremo che anche noi professionalmente dobbiamo insegnargli, vedere se siamo dentro, insomma, ai range. Non è più vendi e basta. Bisogna un po' essere, o almeno cercare, insomma, di essere. Va bene, grazie. Alessandro. Volevo però concludere, abbiamo ancora qualche minuto, con un dilemma sostanzialmente. Mi piace confrontarmi con voi. In questa fiera c'è un rumor, io, come ho scritto anche recentemente su Ruminanzia, questa fiera qui, adesso a parte gli aspetti romantici, però sostanzialmente un po' traccia, ogni anno è una sorta di capodanno, cioè ogni anno io percepisco, ormai sono 35 anni che vengo qui, percepisco ogni anno un messaggio. Questa fiera, diciamo, questo un po' come vorrebbe dire Bauman, no? Il sentire collettivo, scusate, di questa fiera lancia un messaggio. Il messaggio che stiamo percependo è
siamo in, probabilmente il 2019 è un anno di rapidissima svolta occidentale della zootecnia. Questi aspetti che sono del Green New Deal, tutte le aziende che si stanno, diciamo, pesantemente riconvertendo, parlo industria, verso l'eco-friendly, insomma il consumatore credo ormai pronto soltanto a trovarlo sullo scaffale e pagarlo anche qualcosa di più, cioè io credo che sia arrivato il tempo, però probabilmente c'è la domanda ma non c'è l'offerta. Allora abbiamo davanti però due sfide, non so se questo è molto popolare che sto dicendo, ma va bene. Da una parte sento anche, ci sono molte industrie presenti qui a dimensione multinazionali che la, diciamo, la governance è italiana, cioè molte tra virgolette filiali italiane di multinazionali ai CEO o a quello che sia gli viene affidata poi il controllo di buona parte dell'Europa. E questo secondo me non è marginale, perché lo vedo in crescita. Spesso arrivavano le multinazionali in Italia con del personale straniero nella governance. Adesso sta succedendo esattamente il contrario. L'Italia non ha consapevolezza della sua forza. A me piacerebbe che questa fiera si chiamasse Dairy Pride, però poi magari qualcuno la può anche equivocare, no? In qualche modo. Però io la rinominerei in un Dairy Pride. Perché io vedo, anche un po' andando all'estero per quel poco o tanto che sono le mie attività, che c'è un'attrazione verso l'Italia style, non tanto solo nella capacità di fare il gorgonzola piuttosto che so, il capannone o l'impianto di mungitura, nel nostro modo di approcciare le cose, che riprendo in maniera assolutamente totale quello che ha detto Erminio, cioè è l'approccio intelligente, cioè la capacità di adattarsi a situazioni nuove. Questa mi sembra sia la definizione di intelligenza, non è sapere la Divina Commedia a memoria. Allora, questa, diciamo, nostra capacità di adattamento ha una motivazione che non è genetica, non credo, non lo so, io non faccio il genetista, però credo sia come noi andiamo all'asilo, come facciamo le elementari, come facciamo il liceo, l'istituto e come facciamo l'università. Questo apparente inutile percorso formativo fatto di tanta teoria e nessuna pratica, ma non è che è l'Italia style? Ma non è che ma perché lo dobbiamo barattare con l'imparare a memoria la pappardella? Noi abbiamo avuto qui, faccio questa battuta, due professori di Pechino, che sono due ordinari, due cinesi, e che hanno, io la Cina la conosco abbastanza bene, cioè questo professore ci ha parlato in una maniera estremamente profonda della fitoterapia, quindi non in maniera naif, no? Ma in maniera scientifica con le prove, eccetera. Nella sua trattazione era evidente la radice culturale cinese, che è molto simile alla nostra radice culturale. Cioè, fammi capire cosa stai dicendo. Io ho paura che in questa, diciamo, nostra non orgoglio nazionale barattiamo l'Italia style con gli scorciatoi. Quindi benissimo che voi insegnate la pratica, ma io se tornassi indietro a 61 anni di età mi piacerebbe che il mio professore di biochimica mi bocciasse, non mi dasse 30 lode. Ma allora adesso io incomincio, ma penso che qui dobbiamo parlare tutti, perché io penso di aver dato un'idea di quella che è la nostra impostazione, che non è la mia e di Francesco soltanto, ma è del gruppo di docenti e anche di quelli che insegnano le altre materie, che non vogliamo trasformare l'università come un campo di pratica, per dire, dove si impara a fare il capostalla, ma dove eventualmente la persona, dopo aver studiato, il nostro laureato, deve anche avere la capacità di aver provato quella cosa, di aver sperimentato, per capire anche da quell'ottica. Quindi se dobbiamo imparare qualcosa, semmai, dal mondo anglosassone, perché non possiamo, io non sono un nazionalista, ma non sono nemmeno per andare a copiare esattamente quello che c'è dalle altre parti. Però sempre in base a quello che dicevo prima, non è che la nostra esperienza è sicuramente superiore alle altre. In altri stati ci sono delle applicazioni che sicuramente possono essere prese e
trasformate, adattate per migliorare meglio la nostra situazione. E se potessi fare un qualche cosa con una bacchetta magica, a me piacerebbe che i nostri studenti, finiti gli esami a metà luglio, che una volta li finivamo alla fine di luglio e poi appena dopo Ferragosto ricominciavano gli esami. Adesso invece abbiamo, con le varie leggi, perché questo è un problema legislativo, abbiamo obbligato che ci sono dei tempi, delle soste, delle cose incredibili, per cui ci dobbiamo tenere a questo. Però a me piacerebbe che, terminato quello, come fanno alcuni ragazzi che tornano a casa e vanno a lavorare, ma lo facciano tutti, si fanno i 15 giorni di vacanza, ma il resto vanno a fare qualcosa di pratico. Questo è quello che ci può insegnare eventualmente il mondo anglosassone. Perché là non è un problema se uno va, torno a ripetere l'esempio di prima, va a lavorare nel pub, magari ci va anche tutto l'anno. Perché? Perché deve pagare delle tasse che sono più alte delle nostre. Da noi invece, se uno va a fare un lavoro materiale, molto spesso, cioè, deve essere alcuni lavori sì, altri no. Per dire, perché qualcuno dei nostri ragazzi, prima parlavamo in un altro convegno, non impara a mungere e magari fa le sostituzioni? Quindi non lavora tutto, impara, fa la sostituzione, prende ovviamente la paga giusta, è esattamente come, prenderebbe il doppio però, o il triplo, è esattamente come andare a fare il lavapiatti, non lo so io. Però voi mettete, io sono andato a lavorare in un bar, è tutta un'altra cosa, no? Io sono andato a lavorare in una stalla. È un problema culturale, io continuo a dirlo perché è un problema sul concetto del lavoro. E anche questa secondo me è una bella sfida nelle nostre università. Fa piacere vedere anche persone non giovanissime che vanno a fare il master di secondo livello, si rimettono in gioco perché si sono resi conto che devono imparare altre cose. Ecco, questo teniamolo come Italia Style, se è così mi va benissimo. Io voglio condivido ciò che cosa hanno detto i colleghi, condivido Alessandro, spesso ne parliamo noi di questo, diceva lui, il nostro professor Beghelli mi avesse bocciato 30-40 volte, mica niente, studiare. Ora è vero, la nostra, noi la veterinaria ormai è un corso di studio europeo, la nostra veterinaria non è più quella, Alessandro, ma bensì è stata trasformata su modelli europei dove, diciamo, vai 50-50, 50% si studia e il 50% è pratica. Ritengo importantissimo l'approccio pratico, da subito lo facciamo, no? Dal primo anno, non so, la settimana verde, così gli allievi del primo anno hanno subito l'impatto con gli animali, li conoscono, li toccano, l'handling che dicevamo con Gianluca questa mattina. Però noto una cosa, effettivamente la riduzione che c'è nella formazione teorica, lo spazio che viene dato, che viene un po' essere ridotto. Io la mia clinica ostetrica era una volta annuale, forse anche sul biennale con le altre patologie della riproduzione eccetera. Oggi si svolta su 2 crediti e mezzo, un mese e mezzo, iperconcentrato, senza... con qualche limitazione nella capacità di apprendere, nel senso non ho tanto tempo, lo studente dice, per poter assimilare. Sono corsi intensissimi, proprio da fatti per dare quel grande spazio alla pratica che la ritengo veramente bella. Io la vedo dal mio punto di vista come ostetrico, abbiamo oggi veramente delle disponibilità nei nostri allevamenti dell'università per fare una pratica che noi, Alessandro, Non la sognavamo. Oggi sicuramente c'è questo, però ecco, secondo me bisogna ricompensare un momento l'approccio, quello che diciamo l'insegnamento teorico, riequilibrarlo con l'insegnamento pratico. Questo lo tengo come esigenza, però ripeto, è un insegnamento, è innovativo quello che si fa ormai nei nostri atenei, nelle nostre scuole. Guarda, io sono d'accordissimo con quello che diceva Erminio, purtroppo il problema è legislativo, perché noi, i nostri ragazzi non possono fare più di X esami, non possono fare più di X crediti, devono, per farti una battuta, noi molte volte un ragazzo
che al libretto dovrebbe avere 10 esami, 11 esami, si siede davanti ai docenti 20 volte, perché ci siamo inventati i moduli per poter fare questo. Però una cosa, io un po' nazionalista lo sono, nel senso che se ci guardiamo un attimo in giro per il mondo, dovunque vanno gli italiani sono sempre super apprezzati, e questo probabilmente è perché qualche cosina in più riusciamo a dargliela nel nostro, ed è giusto dare tutti gli aspetti pratici. Penso che noi in tutti i corsi di laurea che noi abbiamo lo stage pratico in azienda, abbiamo tutto quello che possiamo dargli in pratico, però penso che la preparazione teorica che riusciamo a dargli noi in Italia sia un qualcosa di fondamentale, e i ragazzi sono veramente, penso che se ne rendano conto successivamente di quanto siano preparati a confronto con altri. Mi associo. E volevo fare una piccola chiosa a quello che dicevi tu, Alessandro, a proposito del mercato dei prodotti lattiero-caseari e così via, della qualità, di questo sound e così. Il problema è che noi non stiamo facendo romantic farming. Purtroppo non dobbiamo confondere l'intensive farming che facciamo noi ad altra efficienza con quello che molto spesso viene confuso col romantic farming, perché il romantic farming prende gli stessi soldi che prende l'intensive farming, cioè prende 40 centesimi del latte. Per cui se il mercato non riconosce quella componente romantica che c'è dietro a un certo tipo di zootecnia, questa zootecnia non è possibile. Quindi purtroppo deve essere il mercato che, oppure una sensibilizzazione del consumatore ad alcuni aspetti che non è detto che siano sempre totalmente valore, cioè può anche essere soltanto un aspetto emotivo, cioè il latte fieno, il latte di montagna, il latte, quanto è una medicina rispetto al latte che si mungia a Cremona? Quanto viene pagato di più? Questo secondo me è fondamentale, perché se non c'è questo riconoscimento, no, del, non tanto del contenuto in principi nutritivi, perché noi mangiamo troppo in generale quindi non ce ne frega niente, no? Ma il contenuto, la storia che c'è dietro, cioè quanto il mercato è in grado di pagare questa storia, e questo secondo me è uno dei problemi fondamentali. E sarà il prossimo workshop del 2020, Francesco, quindi ritieniti invitato. Allora possiamo concludere questo workshop. Ringrazio voi diciamo analogici, ringrazio i nostri colleghi digitali, perché adesso non so che numeri farà questa diretta Facebook, ma le precedenti era come aver fatto questo workshop forse allo Stadio Olimpico, non lo so, però abbiamo avuto punte di 600 persone o 500 collegate con questi workshop. Questo adesso è su Facebook, tempi tecnici verrà comunque messo su YouTube, per cui diciamo che sulla rete quello che abbiamo detto sarà permanentemente presente, e questo credo che sia ormai la parte più importante, perché adesso chi ci vedrà non lo so, chi ci sta vedendo non lo so, però poi alla fine per far crescere bisogna i semi gettarli. Salutiamo mamma, papà, insomma. Quindi io vi ringrazio molto della pazienza, del reclutamento tra virgolette più o meno coato, sì. E niente, il prossimo workshop inizierà alle 4, dove l'argomento sarà piuttosto tosto, perché chiederemo all'ASPA, che ci ha dato la sua, devo dire, grande disponibilità, la domanda sarà: ma le vacche inquinano? Sì, no, quanto? Abbiamo la possibilità di fare qualcosa? E quindi cercheremo di declinarlo nel prossimo workshop. Grazie.